Che barba! Se che è franca. Sto aspettando gli scontrini degli operatori degli appartamenti, devo chiudere il mese di dicembre, non lo posso fare. Facciamo fare qualcosa all'amico Fabio, sollecito il Dai, ci penso io, coordinatore. ci penso io. Poi ho trovato una fattura dei minori nel faldone dei trans. Che ordine! Ma perché quella è. Possiamo definirla la trasversalità. Sai che sei un cretino proprio? Come un cretino Vabbè, fatto ciao, finito. Dai, dai. rendicontazione Vabbè, rendicontazione del PC. Buongiorno Franca, ciao ciao Fabio, ciao capito? Questa rendicontazione è full time, questa è quella nuova sì, quella e questa è gnocca. No, dai basta cazzo, l'importante è come lavora, se comunque è gnocca, gnocca. Beh, le prendiamo solo così. Che cosa state confabulando voi due? Andate avanti a lavorare che siete indietro. Sì, stiamo facendo la rendiconta gnocca. Infatti hai ragione tu, non è par gnocca, è full Full gnocca. gnocca, Non sì. ci do io. Sono Davide, è arrivato un pronto passeggiata. intervento dal comune, che lo do? Dallo ad Anna che è di turno. Va bene, glielo porto subito. Grazie. Con l'altro sfida. Scusami, eccomi. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Tanto non sappiamo neanche se lo becchiamo. Prego. La prima uscita, sei nervosa? Anche non so cosa stiamo andando a fare. Allora, è un uomo di mezza età, vive da qualche settimana su una Citroen rossa, è stato già segnalato ai servizi più volte, ma non è mai stato preso in carico. È un senza fissa dimora. Beh, non è proprio un senza fissa dimora, non lo sappiamo ancora, andiamo a vedere. Dov'è che andiamo? Andiamo nella via in cui è parcheggiata l'auto. Il caso, non dovevamo prima affrontarlo in un'equipe? Beh, non è proprio ancora un caso, Eleonora, è una segnalazione di pronto intervento. Significa che qualcuno, in questo caso è il barista, hanno chiamato i servizi o i vigili e il comune di Milano chiede alla cooperativa di andare a verificare. Quindi la mia prima uscita di educativa di strada. Sì, diciamo che più semplicemente è un'esplorazione. Fa due caffè, per favore. Scusi, ma è lei il proprietario? No, è quella signorina lì. Buongiorno. Buongiorno. Piacere, Eleonora. Piacere lì. Anna, Piacere lì. piacere. Noi siamo le operatrici del comune di Milano. Lei che ha fatto la segnalazione Sì, del sì, ho signore. chiamato io. È qua più di da un mese. Tutte le mattine mi occupo il bagno. Però, visto che mi consumo il caffè, non è un problema. Per come è vestito, sembra che abbia un lavoro. Non so quasi niente perché non spesso non parla. So solo che si chiama Alessio. Signor Alessio? Sì? Buongiorno, io sono Anna, lei è Eleonora. Piacere, Eleonora. Salve. Siamo due operatrici del comune di Milano, ci hanno chiamato. Volevamo Scusate, è un appuntamento. Devo Ma andare, guardi che siamo qui arrivederci. per aiutarla, eh. Lo sappiamo che dorme in macchina. Credo che abbiate sbagliato persona perché non ho bisogno di Ma niente. lei non ha Scusatemi. paura, guardi che questo tempo è Scusatemi. pericoloso. Scusate. Non mi sembra sbagliato chiarire subito con l'utente che siamo lì per Allora, aiutarlo. Mi sembra un'azione professionale. prima di tutto cominciamo a parlare di persone e non di utenti. E poi l'hai guardato bene? Hai visto com'era vestito, le scarpe? Ti sembra uno che sta in strada da mesi? Questo magari ha perso il lavoro una settimana fa, magari c'ha pure gli alimenti da pagare alla moglie. Tu con quella frase gli hai sbattuto in faccia che lui è un Beh, barbone. cos'è uno che dorme in macchina da mesi? Dovete fargli portare via la macchina. Sta scherzando?
Ma no, dai, questo è uno che ancora ci crede. La macchina lo tiene aggrappato all'illusione che è un momento transitorio, che lui ce la può ancora fare. Hai capito? E invece una fredda mattina d'inverno qualcuno lo troverà morto stecchito al posto del guidatore con la sua bella giacchettina del cazzo, la sua illusione sfumata. È arrivato il dottor House. Se invece gli portate via il sedile là sotto il culo, vedrete come corre il dormitorio. Ma devo prendere appunti o mi state prendendo in giro? La situazione è estrema. Nessuno è disposto a vedere in faccia il proprio fallimento. Se vuoi che questo qua non dorma più in strada, devi togliergli questa fottuta idea di pensare di non essere un barbone. È estrema, ma non saremmo noi a portargli via la macchina. E quindi cosa facciamo? Dobbiamo trovare una soluzione più realistica. Sai cosa è successo? Cosa? Ha chiamato il signore della Citroen. Ah, bene. I vigili gli hanno portato via la macchina. Ah. Non sarà mica stato Davide. Chissà. Mi piacerebbe avere di questi poteri. Magari ce li ho, Anna. Non ce li hai. Sì che ce li ho. Si ricorda del condominio dei padri separati? Certo. Si è liberato un appartamento e quindi potrà lasciare il dormitorio anche tra una settimana, probabilmente. Potrà andarci con mio figlio, potrà star con me? Certo, è già mobiliato, però potrà personalizzarlo come vuole. Proprio... Non so cosa dire. Possiamo magari andarci insieme la prima volta a vederlo? Quando volete, assolutamente. Tutti per uno, Susi nessuno, dal vecchio al nero al drogato, nessuno è scartato. Se sei un esodato, seguiamo anche te, o riusciamo a darti un bel sussidio, ti offriamo un caffè. Oh, tutti per uno, esclusi nessuno, minori carcerati, meglio se svitati, ci pagano poco, ma poi non è male, perché provi a cambiare le cose, a lavorare nel sociale. Tutti per uno, esclusi nessuno, donne sole, rifugiati, insomma gli emarginati. Tutti per uno, ce n'è anche per te.